Cominciamo. Amici di Genga, informa del centro stampa Genga. Stiamo trasmettendo la partita tra Genga e Pianello Vallesina. No, sbagliato tutto. Pianello di Ostra. Pianello di Ostra. Scusatemi, ma non è cattiveria. Noi siamo un blog, non siamo né Rai, né TV RS, né TV Centromarche, ma siamo un blog. Quindi adesso i risultati come sono, perché ho attaccato adesso 1-1, va bene, grazie. È la prima volta che le telecamere del centro stampa Genga trasmettono questo servizio, quindi ringrazio Andrea Bardella che mi ha informato che c'era la partita, perché sicuramente non lo sapevo. Il calcio a 5. È la prima volta che facciamo questo tipo di servizio. Che il nostro blog trasmette la partita, che lo sapevamo grazie ad Andrea Bardella che ci ha informato di questa. Quindi praticamente ogni settimana il nostro blog trasmetterà i servizi delle varie partite, quindi in casa. Naturalmente i colori della squadra del Genga sono verdi. Torna!
non ti preoccupare. Tanto siamo tutti in casa. Questa, ricordo, è la prima partita del campionato, quindi se a parte il risultato è un tipo di sport che si vede poco nei media, quindi è giusto che il nostro blog lo facciano vedere, perché poi riguarda il nostro territorio di Genga, quindi a maggior ragione abbiamo Perini para tutto, Perini è forte e abbiamo il permesso dall'associazione arbitri dell'USPI, diciamo, degli arbitri. Tiro fuori. Dell'Unione Sport per Tutti, l'USP, gli arbitri dell'USP. Quindi comunque le squadre non rischiano più di tanto, quindi un pareggio alla prima partita non sarebbe male, anche se Genga è talmente gasata che vorrebbe la vittoria, però non esageriamo, anche Pianello Vallesina, Pianello di Ostra vorrebbe la vittoria, però la prima partita non esageriamo. La prima partita serve per studio, per studiare le squadre, come giocano. Comunque il nostro video sarà visibile sul gruppo YouTube Gilberto Cattucci. Questo sì. La partita verrà trasmessa integralmente, adesso i nomi non ce l'ho.
Il gioco è talmente veloce che come fai a dire i nomi? C'è rimasto poco. Morettini ha sfiorato col numero 5 il gol, il vantaggio, però. Calcio di punizione, speriamo che, no speriamo, che i verdi del Genga, il 747, possano fare qualcosa di buono, no, il numero 10 si è posto bene, bravo. Ah, eccolo, ha sfiorato il gol. Certo che è difficile seguire le squadre, che c'è un gioco talmente veloce, poi con la telecamera sola. Perini ha fatto una bellissima parata. Perini! L'essenziale è che non si fanno male, eh? Questo è la cosa essenziale, perché questo è un tipo di gioco impegnativo, veloce. È finito il primo tempo. Grande telecronaca dato, eh? I nomi non li so tutti. Va bene. Adesso le squadre stanno lasciando il campo per il riposo e tra pochi minuti riprenderemo integralmente la telecronaca a cura del centro stampa Genga Servizio Sport in collaborazione con l'Avis Genga sezione calcio. Adesso i dirigenti stanno, abbiamo anche il salumiere che sta spiegando le situazioni del calcio. Ci vediamo tra qualche istante. Fine primo tempo. Tipo, quando ti stai giuri? Dopo. Dopo? Il salumiere. Il salumiere. Le grandi tate. Siamo matti, eh? Dopo quando lo vedi su internet è simpatico. Vero, vero. Che vuoi fare? Dopo vecchio, a 62 anni, che devo fare? Mi devo rinchiudere dentro casa? Quando è iniziata la partita? Lo so, io l'ho cominciata quando era già iniziata. Non lo so.
Quando sono arrivato tardi. C'è anche il cavalletto, Gibo, vedi? Questo quando c'aveva Simona dal negozio a San Vittore. Adesso c'ha studio a Serra San Quirico. Sì. Io già ho 50.000 euro l'ho pagato. Senti quante. È stabile. Ce n'è andato tempo. Dati grossi. Ma dove li trovo i tati così? Attenti alle braccia, eh! Ah, c'è Alice! Ah, c'è Alice con noi! Ah, allora, ci avevo fatto caso che c'era Alice! Thank you.